Ciao a tutti, oggi a Dillo a Telepavia ci occupiamo dell'uscita degli studenti da scuola. Sì, perché direte voi, cosa c'è di strano? Qualche cosa di strano c'è e anche di molto pericoloso, perché gli studenti devono affrontare tutta una serie di pericoli per raggiungere la stazione o l'autostazione. Non ci credete? Restate con noi e guardate con i vostri occhi. Dillo a Telepavia! Sono tantini, eh? Sono tantini. E allora cominciamo con i pullman che attraversano la linea del centro. Guardate voi a che distanza passano dagli studenti, che naturalmente, come potete vedere dalle immagini, non rispettano tanto l'usanza di camminare sui marciapiedi. Anche questo è da dire. Sono tantissimi e sono tutti in mezzo alla strada e qua passano un sacco di mezzi, ma è pericolosissimo! Insomma, il nostro viaggio verso la stazione continua. Come avete visto, ci sono autobus, moto, macchine e un fiume di ragazzi riversato sulle strade. Fate voi e diteci se non è pericoloso, insomma. Poi naturalmente ve ne sarete accorti, gli autobus sono strapieni e non c'è posto per tutti gli studenti che si devono recare in stazione. Anche questo è un altro bel problema, ma d'altronde con un numero così elevato di studenti quante corse bisognerebbe fare? Ma intanto qua tutti a piedi e noi siamo quasi in stazione, andiamo! Passo da sotto per evitare l'attraversamento del semaforo e quindi una messa in sicurezza maggiore. Però, come vedete, non sono tanti gli studenti che adottano questo sottopassaggio per arrivare in stazione. Chissà poi perché. Bah. Permesso che devo andare un attimo di là, grazie. Ed eccoci all'autostazione, ultimo punto di massima pericolosità. Guardate un po' cosa accade là in fondo. Gli studenti si riversano sulla strada per prendere al volo gli autobus che li riporteranno a casa. Una situazione insostenibile. Non vi sentite in pericolo? Certo.
ci troviamo, però d'altronde diciamo, non c'è niente da fare. Oggi un mio amico stava per essere investito. Malissimo, cosa è successo? No, perché lui si era girato e poi si è rigirato e si è ritrovato il treno in faccia. Secondo me certe volte sì, se uno non guarda bene la strada o comunque è un attimo distratto. Secondo me dovrebbe un attimo, non so, trovare sul treno oppure mettere un altro aio. Secondo me questi pullman dovrebbero andare un po' più piano, dovrebbero fare un po' più di attenzione. Un po' più di attenzione perché comunque io ho rischiato un po' di volte di essere investito. Quindi. Eccoci qua, è il delirio più totale. Immaginate voi se un autobus così grosso, così ingombrante, facendo manovra, dovesse malauguratamente urtare qualche studente, che cosa potrebbe succedere? Non ci siamo proprio, allora siccome non ci piace, andiamo subito a chiedere spiegazioni. Eccoci in compagnia dell'assessore al trasporto e alla mobilità, Bobbio Pallavicini. Una questione spinosa quella degli autobus, sia quelli del centro che l'autostazione. Insomma, noi oggi stiamo cercando di capire come mettere in sicurezza le tante persone, i tanti studenti che escono da scuola e devono raggiungere le proprie case appunto al termine dell'orario scolastico. Ma sicuramente è un problema complesso e annoso. È un problema che chiaramente si eredita ed è di difficile soluzione immediata proprio perché è un problema di carattere strutturale. Dividerei chiaramente gli ambiti, quindi l'ambito della percorrenza degli ragazzi che escono e arrivano a scuola all'interno delle vie principali della città, quindi mi riferisco a Corso Mazzini, Corso Cavour e Strada Nuova, e poi l'ambito relativo all'autostazione. A volte c'è un'intersezione di due mezzi e in vie chiaramente di pregio storiche ma non adatte a questo transito si evidenziano situazioni di pericolo complesse. Ribadisco, situazioni di pericolo alle quali è difficile in questo momento cercare una soluzione definitiva, che chiaramente è auspicabile in tempi futuri con una revisione totale del trasporto pubblico anche in termini di mezzi. Il secondo ambito invece è un ambito che definirei estremamente strutturale, quello dell'autostazione. L'autostazione che nelle ore calde è chiaramente congestionata e più volte ci sono verificati episodi gravi che insomma tante volte hanno sfiorato la tragedia. Si pensa chiaramente all'istituzione di un senso unico lungo Viale Trieste per consentire l'individuazione di stalli per far sostare i veicoli all'esterno e quindi scaricare dal carico di veicoli presenti all'interno dell'autostazione. Quindi ecco, l'appello fondamentale da fare ai giovani è sicuramente quello rivolto alla prudenza, alla sicurezza e al vigilare sulla propria mobilità mentre si cammina rispetto appunto ai mezzi che percorrono. Ultima nota positiva, ecco, un percorso ciclopedonale sicuro che partirà dalla stazione dove tra pochi mesi inaugureremo, e siamo fieri di dirlo, ecco, un primo lotto di strumentazioni, quindi biciclette per il bike sharing, strumento innovativo che promuove la mobilità sostenibile. In conclusione quindi, ecco, l'impegno concreto dell'amministrazione c'è, ricordo l'appello ai giovani, un appello che verrà concretizzato dal mio settore con una serie di corsi all'educazione stradale che porteremo in tutte le scuole primarie e secondarie del comune di Pavia. Naturalmente il nostro appello è rivolto, come appunto dall'assessor Bobbio, agli studenti, ai ragazzi. Prestate attenzione, soprattutto negli orari appunto di uscita dalla scuola all'1. E allora per oggi è tutto, abbiamo fatto tutto quello che potevamo e speriamo che questa situazione venga risolta. Naturalmente voi lo sapete, quando qualcosa non va, dillo per via! Facile, no? Alla prossima, ciao! Ciao!